iniziato a filmare un pochino l'inizio e io sinceramente non pensavo che mi avessero fatto una sorpresa. Praticamente hanno portato dei ragazzi che suonano in modo arabo, diciamo, non so come spiegarvelo, con i tamburi e tutto, e abbiamo ballato tipo per 2 ore. Come state? Soprattutto qua si muore di caldo, però vi devo dire che si sta molto meglio in Marocco che in Italia, perché il clima è più secco. Scusate la faccia, ma non sto dormendo perché tra parenti, amici e tutto siamo sempre in attività praticamente. Vi voglio mostrare oggi la nostra cucina che abbiamo qui in Marocco. Questa è la cucina proprio di servizio che utilizziamo quando veniamo qui. Non è finita, però per quello che serve a noi per ora va più che bene, anzi pure troppo, ed è la cucina quella che è al di sopra di tutta la casa e che, appunto, come dicevo, è qui nella zona terrazzo. Questo è tutto un terrazzo grande che porta poi anche ancora più sopra. Vi mostro la casa. Allora ragazzi, questa è una porta scorrevole che è da verniciare, molto carina. L'ho fatta fare io. L'unica cosa è che non l'abbiamo ancora verniciata perché ancora non so che colore fargli fare. Forse bianca, penso, perché gli infissi sono tutti bianchi. Questi verranno sostituiti. Dopo vi mostro tutta casa. Scrivetemi tra l'altro nei commenti sotto se vi interessa guardare tutta casa. Io solo vi mostro la cucina. Questa è l'altra parte, la parte che a me piace tantissimo. E oggi non fate caso perché oggi è il secondo giorno che siamo arrivati, quindi dobbiamo pulire tutto, ma il primo giorno siamo stati più che altro da mia zia quindi, e da mio nonno, quindi non è che abbiamo avuto modo di pulire bene tutto. Allora, a terra c'è questo pavimento che è da pulire. Qui c'è questo tavolo, che in realtà questo è venuto dall'Italia, questo tavolo, ragazze, perché noi non lo utilizzavamo più in Italia e l'abbiamo portato qui visto che la cucina è bianca. E tutto smontato, era diventato piccolissimo così nel cartone, quindi top, almeno non l'abbiamo sprecato. Qui c'è questo piano lavoro che è immenso, vi ripeto, è ancora tutto da lavare, tutto, non fateci caso, considerate che la casa rimane chiusa tutto l'anno e poi dopo noi veniamo d'estate oppure quando abbiamo tempo, però di solito più d'estate. Qui c'è una finestra che guarda fuori al terrazzo, quello rosso, e appunto qui ci sono 2 cassetti, e questi tra l'altro noi ogni anno diciamo che dobbiamo mettere i pomelli e poi ci dimentichiamo sempre di comprarli e va avanti così, però quest'anno dobbiamo far mettere i pomelli perché tra l'altro questa, non so se ve l'ho detto, questa cucina è stata fatta su misura. Qui c'è una finestra vetro scorrevole. Qui abbiamo fatto fare, in realtà io avevo disegnato diverso la cucina, però qui il problema, ragazzi, è che l'artigiano fa un po' come cavolo gli pare. Bisogna seguirlo. Se tu per esempio non sei, diciamo, presente, fa un po' come gli pare, quindi la cucina è ancora un attimino da modificare, però piano piano, perché tanto, vi ripeto, a noi la cucina già è troppo per quanto la utilizziamo quando veniamo. Però ovviamente ci sono dei pezzi che non è che vanno molto bene. Comunque, quest'altra parte, qui c'è una finestra che scorre. Tra l'altro questi sono vetri che quando li chiudi
Adesso non fate caso fuori che è sporchissimo perché, vi ripeto, la casa è chiusa, i piccioni fanno quello che vogliono. Vedete, il colore del vetro è più tipo gli occhiali da sole. Poi di qua, ragazzi, io questo non l'ho scelto io, l'ha scelto mia madre, non ero molto d'accordo, però ha scelto lei e niente, è andata così. Questo fornello l'avevamo riciclato nella vecchia cucina che c'era qui e lo cambieremo, by the way, però vi ripeto, quello che serve a noi per quando veniamo è pure troppo. Qui è tutta la cucina fatta in questo modo, le pentole, i piatti, tutto quanto ce l'abbiamo in un'altra stanza dove c'è proprio anche una zona credenza. E qui ci sono altri cassetti, ci sono altri sportellini. Lì c'è il lavabo, qui c'è il frigo che è da pulire adesso perché è rimasto chiuso per tutto l'anno e qui dovete sapere che in Marocco fanno i salotti, oltre al tavolo fanno anche un mini salotto da utilizzare tutti i giorni. Adesso non fate caso che non c'è il rivestimento e i cuscini perché si mettono questi tipi di materassini con i rivestimenti, il tavolo annesso, i divani così fatti in legno. E intarsiati, vedete, sono tutti intarsiati e poi appunto li utilizzano con tutti i cuscini, tutti i rivestimenti che uno ogni tot periodo li leva e li lava. Infatti noi quando non ci siamo li togliamo come se fosse una copertura del divano, li togliamo così almeno non si rovinano. Questa è la zona appunto cucina, vi faccio di nuovo una panoramica giusto per capire. Così poi là sopra sono stati fatti tipo dei lavori, degli rigori sia qui che lì e abbiamo lasciato più che altro il più semplice possibile, anche se a molti risulterà non molto semplice, però vi assicuro che per lo standard del Marocco questo è semplicità. Questa è semplicità e a me piace tanto quando vengo, quando anche voglio fare il caffè, che mi piace molto perché c'è una bella vista. Il piano da lavoro è il quadruplo più grande di quello che ho a casa, la cucina è enorme. Poi d'estate qui è bello, noi di solito mettevamo la piscina qui, che adesso non l'abbiamo messa perché si è rotta, perché da tanto che non la utilizzavamo, era tipo 3 anni, 3-4 anni che non la utilizzavamo, quindi si è rotta, la dobbiamo ricomprare. E se vi interessa, ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti, io vi farò vedere tutto il resto della casa. La porta sono molto felice di come l'ha fatta il falegname. E l'unica cosa è da verniciare. Qui c'è da chiudere, c'è da comprare dei lampadari. Infatti, stiamo vedendo quali lampadari. Qui mamma l'ha scelta lei la tenda. Mi piace la scelta della tenda che ha scelto perché praticamente è sui toni del beige. Bella, adesso è tutta chiusa perché ancora dobbiamo pulire in questi giorni, cioè praticamente domani mattina, così iniziamo ad utilizzare durante tutto questo periodo della vacanza. Qui ci sono i piattini, gli unici piatti che appunto rimasti. Basta. Che ne dite? Spero vi sia piaciuta. Dalla cucina, vedete, c'è il terrazzo e qui c'è tutta, come dire, una vetrata che è fatta per il sole e anche fatta a cancellata. Perché chi non abita nella casa tutto l'anno e tutto non può rimanere purtroppo le finestre normali, perché qui è così. E poi qui, questo l'ha scelto mia madre, ragazzi, io avrei scelto altro, però per quanto riguarda il rivestimento del piano superiore l'ha scelto mamma. Quindi un po' ci siamo scontrate sull'idea, però alla fine mi piace perché alla fine è nero, bianco, beige, robe varie. Questo è il pavimento. E qui dietro, ragazze, c'è un lucernario. Non so se avete presenti cosa sono i lucernari. Praticamente fa luce in tutta casa, tutta la casa fino al piano terra. E si usava molto farlo nelle case, diciamo, gli arabi usavano molto fare questi lucernari fatti in questo modo e non so se siete mai stati nei Riyadh, il lucernario con la piscina annessa al piano terra o al piano superiore è d'obbligo. Poi qui queste altre due stanze non ve le mostro perché è un macello. Qui c'è un'altra porta, in questo caso fatta normale. Qui c'è una porta, questa l'ho scelta io, un po' gotica, però bisogna per forza mettere queste doppie porte.
Questo è il terrazzo, tutto sporco, non ci fate caso. La casa è tutta sui toni del grigio e del nero. Ci sono poi gli altri piani, se vi interessa scrivetemi nei commenti, vi mostro il resto della casa. E qui c'è un'altra scalinata dove porta proprio il terrazzo, quello superiore. E lì c'è Luca. E lì c'è mia cugina. Ecco qui, questo è il piano superiore. Per chiudere il video, ragazze, mi sono dimenticata di aver chiuso questa prima parte di video. Praticamente quando sono andata in Marocco sono andata in tilt per le mille cose che dovevamo fare. Comunque vi ho mostrato un po' il panorama che avevamo sopra in terrazzo e poi dopo siamo andati in centro. In centro si può andare con il taxi, con la macchina oppure con il cucci. Il cucci è quella tipo di carrozza che vedete con i cavalli e la distanza è veramente poca, è tipo di 10 minuti neanche. E niente, bello, io preferisco andare con quello che con i mezzi normali. E questa è una parte del centro di Tenisette. Poi dopo sono andata dalle ragazze che fanno le nè, perché lì ci sono un angolo delle ragazze che fanno le nè. Tu scegli il disegno, lei ti fa scegliere appunto il disegno dal telefono perché ce n'ha diversi, e poi ti può fare le nè. Io l'ho fatto in entrambi le mani, la ragazza è veramente stata bravissima perché aveva una precisione assurda e questo è il risultato. Io spero che questa prima parte del nostro viaggio vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video con la seconda parte del video.